Bella a tutti ragazzi, sono Frank, benvenuti sul mio canale. Siamo qui con un nuovo episodio di Fallout 4. Nell'episodio precedente abbiamo scoperto cosa c'era nei ricordi di Kellogg e ora dobbiamo andare a cercare un certo dottore, non mi ricordo come si chiama, in un posto che si chiama Mar Splendente, dove predominano le radiazioni. Quindi ci hanno detto che è meglio usare un'armatura atomica oppure grandissimo Red X Medway. Però io qua voglio fare una missione con l'armatura atomica, quindi mi prendo questi due nuclei di fusione, sono quelli con, cioè, un po' ci hanno meno. Ok, braccio destro, braccio sinistro, casco, gamba destra, gamba sinistra e torso. Ci sarà pure, facciamo un'armatura atomica. Trasferisci. Tac 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 tac. Sono tutte al massimo, sì. Sì. Ok. Entra. Nucleo di fusione. Perfetto, raga. Armatura atomica. E in più, forse è un pochino lontano, quindi io prenderei un altro nucleo di fusione, giusto per sicurezza. Tanto poi al massimo li rimettiamo qua. Raga, è un po' lontana la zona dove dobbiamo andare, perché si trova qua sotto. Quindi io... No. Andiamo ad Art War Town e poi proseguiamo per la strada principale finché non arriviamo lì. È un bel pezzo di strada, quindi ci sentiamo appena arriviamo. Non lo so dove stiamo andando, però lì c'è qualcosa di strano. Ok. Ci sono le radiazioni, quindi vuol dire che siamo vicini. Dando il nucleo è quasi a metà. Abbiamo ancora 3, quindi va bene. Cioè, 2 e mezzo, perché questo... Wow, raga. Che posto di me. Guarda i collo lì. Speriamo che non ci rompano le palle, perché veramente non li sopporto. Ragazzi, è un posto inquietante sta roba. Deathclaw. Prendiamoci alla larga. Vediamo se ci ha visto. Attenzione. No, non c'ho voglia di combattere con il Deathclaw, dai, 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 dai. Questo, raga, è la terra dei Deathclaw. È il loro habitat naturale. Scorpione radioattivo. Un altro. Se l'è presa con... Oh cacchio. Che è sto posto, raga? Cazzo, si è andato a nascondere sto tizio.
Cioè ci sta facendo andare proprio al limite della mappa. Che cacchio. Sarà mica là sopra dove c'è quella luce. Madonna. Guardalo lì dov'è. La pera dell'atomo, re. Ma che cacchio di posto è sta roba? Wow. C'è una persona. Lato del lato, perché dichiara la tendenza? Ma questi come fanno a stare con queste radiazioni? Conosciamo quel virus. Non un passo in più. Ti stai avvicinando alla terra consacrata dell'atomo. Perché? Dichiara le tue intenzioni o la divisione ti colpirà. Sono qui perché mi serve il tuo aiuto. Cerchi la divisione? Sei qui per unirti all'atomo e alla sua infinita gloria? O vuoi abbattere i suoi seguaci? Sto cercando un uomo di nome Virgil. Sì. Conosciamo questo. Cosa vuoi da lui? Ho bisogno del suo aiuto per raggiungere l'istituto. Ho sentito parlare di questo istituto. Nascondono cercando di aiutare il potere dell'altro. Nascondono cercando di aiutare. In realtà questo Virgil ci ha creato alcuni problemi. Anche se è venuto qui per commerciare con noi qualche volta, non abbiamo avuto molti altri contatti con lui. Era chiaro che voleva essere. Si trova a sud-ovest del cratere. Vive in una caverna. Gli infedeli devono essere puniti. Di male in peggio. Il prescelto dell'altro. Dovrà giudicare i suoi nemici. Porca troia. Dobbiamo andare pure nella caverna, mo. Dobbiamo uscire fuori la mappa, che cacchio ci arrivo là. Fai salire. Ehi. Spara sta roba. Ok, non ci spara. Faccio un po' di tutto. Alt. Avvicinati lentamente. Niente movimenti improvvisi. So che sei dell'istituto. Quindi dov'è Kellogg? Cerchi di Kellogg. Non sono. Sei tu, Virgil. Sai benissimo. Chi sono? Cosa ci fai qui? Serve il tuo aiuto. Il mio aiuto. Per cosa? Comunque, per cosa? Come mi hai trovato? Sto solo cercando informazioni sull'istituto. L'istituto? Dunque ti manderò loro. Così, ecco. Lavori con Kellogg. Ah. Rilassati, campione. Kellogg non verrà. Kellogg non verrà a cercarti. È morto. Morto? Lui è... Ok. Non mentirmi. Non ti sto mentendo. Ucciso io. Tu hai... Sapevo che l'avrebbero mandato a cercarmi. Mi era preparato, non ero così sicuro che l'avevo fatto. Tu invece... L'hai ucciso, L'hai ucciso, eh? Allora spiegami. So che c'entravi anche tu. Poi sei fuggita. E hanno mandato Kellogg a ucciderti. Come cazzo le sai queste cose? No. Uh-huh. Perché sei qui? Che cosa vuoi? Tranquillo.
quello. Voglio solo sapere come si entra. Come? Ho capito bene. Sì. Vuoi entrare nell'istituto? Sì. Sei fuori di testa. Più o meno. A parte che è quasi impossibile. Una volta dentro di certo moriresti. Bah. Ti prego, dimmi perché vuoi. Sto cercando mio figlio. L'istituto lo ha rapito. Oh. Oh no. Sì. In passato l'istituto ha rapito il centro del Commonwealth. Se tuo figlio è uno di posso loro. Posso capire perché vuoi entrare là. Posso aiutarti, ma voglio qualcosa in cambio. Ok. Tu aiuti me, io aiuto te. D'accordo. Io ti aiuto. Ma tu devi fare una cosa per me. Devi fare una cosa per me. Prima potrebbe farmi tornare normale, capisci? Quindi se riesci a entrare devi cercare un ufficio. Mi sembra ragionevole. D'accordo. Parliamo dei dettagli. Dalle basi. Sai come fanno i sensi? Sì, teletrasporto. Sì, usano. Bene. Non sono molto saperlo, non segreto ben costruito. È evidente che sai il fatto che. Viene comunemente chiamata trasmissione molecolare. Ah, ok. Non so su quale meccanismo è basata, ma funziona. Ti smaterializza in un posto e ti rimaterializza in un altro. Lo so, sembra assurdo, ma è vero. Ok. Certo. La trasmissione. L'unico modo per entrare e uscire dall'istituto, capito? L'unico. Che significa che dovrai. Ok. Ora, hai mai visto un predatore dell'istituto? No. Mai sentito nominare un altro segreto dell'istituto. Sfidati, è un bene che tu non l'abbia scoperto dentro io. I predatori sono sintetici dell'istituto. Missioni che finiscono male. Sintetici dati. Okay. Sono molto bravi in quello che fanno. E dovrai ucciderne uno. Ah. Molto bene. Dimmi solo da che parte andare. Bene. Mi piace questo tuo entusiasmo. Tutti i predatori sono dotati di uno speciale hardware che li connette direttamente. Ok. Integrato in un chip che hanno nella testa. Per averlo devi trovare un predatore. Okay. Ora non so dove trovarne uno. Non li hanno mandati a darmi la caccia. E stare qui ad aspettare non mi sembra un buon piano. Dovrai dare tu la caccia. Allora, posso dirti da dove cominciare, ma il lavoro sporco aspetta a te. Dai. Dimmi cosa devo sapere. Molto bene. Il punto di ingresso principale dei predatori. Proprio sopra gli studi, devo entrare là. La trasmissione genera intense interferenze nello spettro elettromagnetico. Sì, ce l'ha la radio. Quando mio raggiungi le rovine, sintonizzalo sulla frequenza più bassa e resta nascosto, sentirai l'interferenza. Segui il segnale e ti porterà da un predatore. Da lì in poi devi. Cercare di non farti uccidere. Le probabilità di sopravvivenza sono. Ma se ce la fai, ricordati del siero, mi serve davvero. Io. Spero proprio che te la cerchi. Va benissimo. Ok, raga. Ah, non possiamo rubare. Proteggere e servire. Va bene. Andiamo, raga. Ora non so se affrontarlo con l'armatura o meno. Ah, l'istituto si trova qua. Ok, 27. 32. 36. Ok. Errore. Abbiamo perso il contatto con i settori 2 e 4. Dove dobbiamo andare? Oh.
Finalmente, ragazzo, ho bisogno di aiuto qui. Le forme da predatore la prendiamo. Vabbè, andiamo via da qua. Grazie. Non so che cosa dire. Boh, raga, bellissimo. Non devi dire niente. La mia designazione. Tiriamo qua questo episodio perché veramente già dura tantissimo. E ora abbiamo il chip del pretone, quindi possiamo teletrasportarci. Vediamo un po' come prosegue la storia. E allora, mi sta intreppando troppo. No. Boh, spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, vi invito a mettere un like se volete. Iscrivetevi al canale. E ci becchiamo in un nuovo video. Balla.